Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Giallo. Io sono Glacial Sphere ed oggi siamo a Zafferanopoli, come vedete da questo giallo, per andare a fare il dungeon della Sylph Spa, che mi ero dimenticato di fare. Mi ero completamente dimenticato, ragazzi, di Zafferanopoli. Anche perché non è... Alt, non dire una parola, volevi dire questo. Dove pensi di mettere... Eh? Questo non mi dà mica l'AMT psichico. Vabbè, i dettagli. Comunque, dato che Zafferanopoli non è strettamente necessaria per proseguire nella storia, mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di Zafferanopoli. Quindi tocca rimediare. E andare quindi a sfidare questi allenatori del Team Rocket e fare questa quindi Sylph SPA. Allora, iniziamo a sfidarli. Ehi Mosca, che fai qui? Allora, noi sappiamo come andare a prendere la apriporta, praticamente, la chiave. E come vedete qui hanno dei Pokémon di livelli più bassi rispetto al solito. Anche se effettivamente Venusaur contro Golbat non è che sia molto indicata come cosa. Infatti ci conviene cambiare subito Pokémon. Mandiamo piuttosto Pidgeot, che con volo dovrebbe tirarlo giù. Sì, purtroppo ragazzi mi sono letteralmente dimenticato di Zafferanopoli. È una cosa che non mi è mai successa, infatti avevo provato ad entrare nella palestra di Smeraldopoli pensando fosse l'ultima e giustamente era ancora chiusa perché, cioè, non c'era. Perché mi mancava ancora la palestra di Zafferanopoli. Quella di Sabrina, per l'appunto. Ah, non lo uccide? Con un attacco d'ala? Ok, andiamo ad attacco rapido allora. E a questo punto, ragazzi, tocca farsi queste reclute del Team Rocket, ma fino a un certo punto non le faremo tutte, perché ormai quel che è lasciato indietro, direi che si lascia indietro, non ha molto senso andare a recuperarsi tutte queste reclute del Team Rocket, perché ormai hanno dei Pokémon di livelli troppo bassi, per stare qui a farci esperienza con loro. Quindi battiamo questo che mi ha preso un po' alla sprovvista, battiamo quelli che sono obbligatori, e poi andiamo subito a fare la palestra di Sabrina. Vabbè, Pidgeotto che fallisce, anzi Pidgeot che fallisce, il volo, come al solito. Fallisce due volte, grandissimo Pidgeot, sempre nei nostri cuori, mi raccomando. Poi si prende un botto di danni da un Raticate di 12 livelli indietro. Oh, finalmente va di volo. Pidgeot sale a livello 38. Allora, non nego che probabilmente facendoci tutti gli allenatori di questa zona... un paio di livelli i nostri Pokémon se li potrebbero fare. Forse non tutti, ma 3-4 Pokémon un paio di livelli se li fanno. Però non ne vale la pena, ragazzi. Perderemo un sacco di tempo. Ormai questo dungeon è abbandonato, rimarrà così. Direi di salire, andare immediatamente nel posto in cui sto di dover prendere. Forse qui? No. Nel posto in cui so esserci la chiave. L'apriporta, che è ancora più su, qua. Vediamo qual è. Dovrebbe essere questo. Questo dovrebbe essere il piano. No, 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 nemmeno questo. Nemmeno questo, si va ancora più su. Non credo sia nemmeno questo. Forse sì. Forse questo. No, non è questo. O forse sì. Aspettate, no, non è questo. Allora, proseguiamo di qua e nel frattempo, già che ci siamo, cambiamo ordine dei Pokémon, mettiamoci prima Pikachu. Ecco fatto, non Venusaur. E andiamo da questa parte. Vediamo, di andare a prendere l'apriporta subito, sempre che non l'abbiano modificata. Che dovrebbe essere forse qui. Vediamo, eh. No, nemmeno, non è nemmeno qui. Allora, ancora più su. Forse qui? Potrebbe essere... No, non penso nemmeno. Ah, mi ha beccato quello, mannaggia. Vabbè, con Pikachu dovremmo riuscire a batterli tutti con un fulmine. Anche perché penso che abbiano tipo Golbat, Zubat, questi Pokémon qui. Ok, ma nel campo Raticate. Andiamo di Pikachu con fulmine. Per l'attacco rapido di Raticate mi fa comunque molto male.
Ecco qua. Poi Zubat, perfetto. Contro Zubat. Andiamo ancora di fulmine. Ecco qua. Poi chi ha Golbat. Altro fulmine. E già che ci sono, ora che mi sono ricordato, inseriamo Tossina a Venusaur e togliamo il Mega Assorbimento che è praticamente inutile ormai. Altro attacco rapido, mannaggia. Ok, il Pikachu Crasso ha vinto la partita. E andiamo subito ad insegnare Tossina. Strumenti, non ho venduto le MT che avrei dovuto vendere. Eccola qua, questa deve essere Tossina, sì. Insegniamo la Venusaur, che può essere molto utile. Ecco qua, al posto di Mega Assorbimento. Può essere molto utile in alcuni casi, contro dei Pokémon forti. Ok, saliamo ancora di più. Oh, forse qui. Attenzione, potrebbe essere questo il punto. Se quello mi ha visto mentre era girato, non si sa bene come. Sì, dovrebbe essere questo il piano. Ok, andiamo ancora con il nostro Pikachu. Pika. Drowsy, direi di cambiare Pokémon e mandare Pidgeot. Cerchiamo di far prendere esperienza a Pidgeot e a Pikachu in questa parte. Vai di volo. E Hypno, lasciamo Pidgeot e andiamo ancora di volo. No, non è morto? Peccato. Questo ci farà male. Ok, nemmeno così tanto in realtà. Andiamo di attacco d'ala. Tra l'altro ho visto che Charizard imparerà lanciafiamme a livello 46. Cioè, cosa che non ha alcun senso. Ah, non era qui? Non è nemmeno qui allora l'apriporta? Strano. Non vorrei che davvero che avessero cambiato il piano, cambiato il dungeon della Sylph. Vabbè, in quel caso ce la facciamo tranquillamente, però diventa solamente più rompiballe la cosa. Allora, schianto. Così poco danno gli abbiamo fatto? Ok, con Super Suono cambia un Pokémon. Sappiamo che se Pikachu viene colpito in qualche modo da se stesso, tipo muore instant, cioè si fa talmente tanto danno che crepa. Ecco, Sonic Boom, Snorlax lo reggerà tranquillamente e andiamo qua di forza. Poi chi manda? Koffing, vabbè a questo punto lasciamo direttamente Snorlax, usiamo forza e addio Koffing. Dai, è rimasto con un HP, che sfiga. Beh, ancora di forza. Ok. Abbiamo battuto anche questo scienziato. Non è qui. No, non è nemmeno qui. Saliamo allora. E questo è l'ultimo piano, quindi no, ce lo siamo persi da qualche parte. La chiave la apriporta in qualche altro piano. Tocca esplorare un po' meglio. Allora, questo posto qui ha degli strumenti interessanti, quindi me li prendo volentieri. Ce la facciamo a ritroso. Ok, mandi Machoke. Oddio, mi sa che questo me lo ammazza Pikachu, sapete, eh? Se mi fa un attacco fisico, Pikachu me lo shotta. E mi sa che Pikachu non shotta Machoke, appunto. Aia. Addio Pikachu. No, fortunatamente no. Mi aspettavo molto peggio.
Pikachu sale a livello 39, buono. Sono basito, F4 basito. Allora, mettiamoci davanti Pidgeot. No, no statistiche. L'altro è equilibratissimo come Pokémon, ma anche abbastanza scarto. Ok, e prendiamoci questi strumenti. Del carburante, da dare immediatamente a Pikachu. O a Pidgeot, magari a Pidgeot. Una caramella rara, ne faremo buon uso. E non ho più spazio per la nella borsa, perfetto. Strumenti. Andiamo a dare il carburante a Pidgeot. E qui c'è l'MT26. Oddio, mica è terremoto? L'MT26 non è mica terremoto. Terremoto? Oh sì! Assolutamente sì! Snorlax, dove sei? Potrebbe imparare anche Blastoise e Charizard, ma Charizard ha già fossa. E va bene così, diamola a Snorlax. Tanto Snorlax ha ancora una mossa che è completamente inutile, ovvero Amnesia, che è davvero inutile a questo punto per Snorlax. Anche se a dire la verità pure Body Slam è inutile nel momento in cui ha forza, abbiamo visto che fanno lo stesso danno, però Body Slam potrebbe paralizzare, quindi non è niente male. Diciamoci la verità, dai, Amnesia non la useremo mai, quindi togliamogliela. E diamogli Terremoto. Ok. Qui sotto c'è qualcosa? No, c'è la porta da aprire. Scendiamo. Qui c'era l'allenatore che abbiamo appena battuto. Però qui non si passa. Se non sbaglio, era qui che c'era l'apriporta. Era una stanza di questo tipo, allora l'hanno cambiato. O forse devo passare da qui dietro? Non credo. Non credo proprio, qui non c'è letteralmente nulla. Battiamo con lo scienziato allora. Non sono allenatore? Sì, sono allenatore. Ok, ti battiamo. Se volete di nuovo anche qui vedere invece un'esplorazione della Silph SPA corretta, completa al 100%, di nuovo vi rimando al mio Let's Play di Pokémon Blue che ho fatto sul canale. Allora, Pidgeot contro Voltorb, anche no. Mandiamo Snorlax. Perfetto, autodistruzione, Snorlax se la tanca tranquillamente. Eccolo lì. Tutto il danno dell'autodistruzione di Voltorb. Koffing, lasciamo Snorlax. E andiamo di terremoto. Ok, animazione e effetto sonoro lunghissimo. Di nuovo. E poi Magneton, lasciamo Snorlax con un altro terremoto. Vai. E Snorlax sale a livello 39. Ottimo. Mi hai abbattuto! Capita. Ora proseguiamo. Scendendo. E dando meglio un'occhiata qui, magari. Altro allenatore da battere, va bene. Uno dei quattro fratelli Rocket, ok. Ne abbiamo già battuto uno, tra l'altro. Weezing. Andiamo di volo. Ah, brutto colpo, peccato, non è morto. Anche lui mi ha fatto brutto colpo, io vedo l'ora di attacco d'ala. E un po' di esperienza la prendono in realtà, eh. Non è così male. Non è per niente male. Perché sono molti Pokémon sono al secondo stadio evolutivo, quindi danno un bel po' di esperienza. Hopping, lasciamo Pikachu e andiamo di schianto. No, ha fallito. Mi avveleni? Vediamo se mi avvelena.
No, fortunatamente no. Togli davvero così poco? Beh, andiamo di fulmine allora. Ok. Abbiamo battuto anche questo altro fratello Rocket. Qui abbiamo un'altra pedana. E qui altre due pedane con uno scienziato che direi di battere subito. Per recuperare qualche livellino non è male, eh. E comunque far fare un paio di livelli a Pokémon qui non è per niente male. Buono, brutto colpo con volo. Poi ti manda Electrode, sì, cambia un Pokémon. E mandiamo Snorlax di nuovo. Con Terremoto. Per schermo luce si ripara da danni speciali, però. Terremoto è fisico. Quindi addio Electrode. Perfetto. Abbiamo tirato giù anche lui. Magari è di qui? No, nemmeno di qua. Qui dentro c'è qualcuno? Neanche. Forse c'è uno strumento invisibile nelle piante qui? Nemmeno. Ok, niente, una stanza completamente vuota. Tra l'altro questo giallo è bellino, ma è un po' fastidioso, secondo me. Un po' tanto fastidioso questo giallo. Allora. Facciamo così, scendiamo un attimo al piano terra. Ok, usciamo un attimo da questo posto. Andiamo a vendere le MT che non abbiamo, che non vogliamo usare, ovvero Bora e Fuoco Bomba. Sono due MT che sono troppo scarse per essere usate, quindi vendiamole. Il market dovrebbe essere da questa parte. Eccolo qui. Così ci liberiamo anche il posto nella borsa, eh. Questa è la cosa importante. Vendiamo anche a questo punto questa che dovrebbe essere pistolacqua. Non ci servirà mai più. Poi, 14 solo a raggio, se non ricordo male, oppure Bora. E 22 solo a raggio. Via, vendi, vendi. Mentre l'MT38, psichico, no? L'MT38 cos'era? Secondo. Ah no, fuoco bomba, ok, via, da vendere anche questa immediatamente. Vendi. E liberiamoci un po' di posto nello zaino. Poi, facciamo anche una capatina al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon dopo queste prime battaglie, che comunque Pikachu è in fin di vita. Pidgeot, anche lui si è fatto un po' male, così come Snorlax. E soprattutto depositiamo la chiave dell'ascensore, la chiave segreta, che serve davvero a niente. Ok, curiamo i Pokémon. E andiamo a depositare. PC di Glacial. Deposita e via la chiave segreta. E anche la pozione Max, già che ci siamo. Le ricarica Tot, queste cose qui. Tanto non le usiamo per curarci al momento. Abbiamo le iper pozioni. Occupano solo uno spazio nello zaino. Anche se penso che nella Sylph troveremmo altre ricariche totali e altre pozioni Max. Quindi. È solamente una liberazione temporanea. Vai, allora proseguiamo. Facciamo questa Sylph che a quanto pare è un po' diversa. Oppure sono stato io ciecato proprio a non aver visto l'entrata, non aver visto la chiave lì, la preporta. Vai, battiamo lui. Battiamogli un po' questo allenatore a questo punto. Qualche livellino ce lo fanno fare.
Magnemite. Contro Pidgeot? E che sfiga. Contro Pidgeot non va bene. O forse sì, potremmo fare attacco rapido e forse buttarlo giù in tre colpi. Anche in due. Tanto loro non usano mai attacchi elettrici, quindi. E Pidgeot sale a livello 39, niente male. Voltorb, a questo punto mandiamo Charizard. Ah no, ok, si è già fatto il 39 Charizard. Chi è che manca a farsi il 39? Nessuno. A questo punto mandiamo Charizard comunque. Vediamo se riusciamo a fargli imparare lanciafiamme, prima o poi. Farlo arrivare a livello 46. Vai, fossa. Brutto colpo, ok. Magneton. Cambiamo Pokémon e mandiamo Venusaur. Volevo dire Snorlax. Contro Magneton, contro Electrode, è meglio mandare Snorlax e usare Terremoto. Per essere sicuri di buttarli giù in un colpo. Perfetto. Poi, battiamo anche te? A Cubone? Bello Cubone. Però difficilmente potrà farmi troppo male. Buono, brutto colpo e addio. Poi Zubat, lasciamo Pidgeot che andrà ancora di volo. Bene così. È dura la vita, eh sì. Allora, vediamo se qui ci sono degli strumenti da prendere. Nope. E la esploriamo con calma questa Sylph. Con calma. E qui non c'è nulla, vero? Nope. E qua? È solamente un coso. Che ci manda da qualche parte. Te però ti hai già battuto, vero? Sì. Che avevo già fatto un po' di roba. Sì, qui c'ero già stato. Questo è tipo uno degli ultimi piani. Torniamo giù con la pedana. Il fatto che non ti dica a che piano ti mandi è davvero confusionario. Inutilmente confusionario. Ok, proseguiamo. Secondo piano. E qui non c'è nulla. Qui sotto però c'è un allenatore. Non devi scocciare più, chiaro? Va bene, ma non essere così incazzato, eh? Allora, volo su Raticate. Ecco, speriamo di buttarlo giù in un colpo perché la sua iperzanna farebbe male. Buonissimo. Ipno. Lasciamo comunque Pidgeot. E andiamo di volo. Ecco, bravo, usa inibitore. Confusione, ok. E poi andiamo di attacco d'ala. Raticate, lasciamo di nuovo Pidgeot. E andiamo di volo. Dai, con un HP è rimasto. Andiamo di attacco rapido allora. Buono. Mi arrendo. Sai cosa? Ora metto davanti Charizard. E cerco di fargli fare davvero più livelli possibili per farlo arrivare vicino al 46. Per avere poi la. Ok, tu non devi. Per avere poi il lanciafiamme. Vediamo un po' cosa c'è qui. Un'altra pedana. E di qua? Un'altra pedana. Ok. Proseguiamo allora.
Perché ricordo che per prendere la priporta non serve andare su delle pedane, c'è un posto che si apre tranquillamente. C'è un posto che è tranquillamente percorribile. Andiamo a sfidare lui. Si segnala un'intrusione, da mo' che sono entrato, eh. Sveglione. Ekans, ok. Charizard con lacerazione dovrebbe fare dei danni atroci, però contro Ekans forse fosse ancora meglio. Super efficace e addio. Poi Zubat, lasciamo Charizard e vediamo quanto danno fa con lacerazione. Brutto colpo, giustamente. E infine Cubone. Lasciamo comunque Charizard. E andiamo ancora di lacerazione. Non penso che lo shotteremo, infatti. Però è andata comunque bene. Perfetto, chi sei? Sapessi. Allora, vediamo da questa parte invece. Abbiamo un altro allenatore, vai. Andiamo di lacerazione su Machop. Poi Drowsy, ancora lacerazione. Su Drowsy in realtà è ottima lacerazione, eh. Un'ottima mossa, non ha tantissima difesa questo Pokémon e lo si tira giù abbastanza facilmente. Peccato che Charizard continui a non salire di livello. Grrr, sì, grrr proprio. Allora, qui dietro nascondevi qualcosa? No, nascondevi semplicemente una piattaforma. Anche qui sopra non c'è nulla, quindi possiamo continuare. Ho davvero paura che abbiano cambiato il puzzle della Sylph, eh? Spero davvero di no, però. Porta un po' di rispetto a Team Rocket. E se non sbaglio, qui dietro la come si chiama? L'apriporta, non mi veniva il termine. Se non sbaglio, è dietro sto tipo, cioè. Però dovrebbe arrivare, dovremmo poterci arrivare anche dall'altra parte. Robot in testa, va bene. Oh, Charizard finalmente sale a livello 40. Sì. Ora mi ricordo, Goffin diventa Weezing, ma chi se ne frega? Vediamo se è possibile aggirare qui, eh. È quella lì la apriporta, è quella lì sotto. Com'è che ci si arriva esattamente? Tu sei un altro allenatore. Un giocoliere, avrai Hypno anche tu, no? Kadabra, ok. Vabbè, anche Kadabra si prende una lacerazione in faccia e muore, eh. Mr. Mime, stessa cosa. Lo sprite è come sempre un po' bruttino, quello di Mr. Mime, ma il Pokémon secondo me non essere particolarmente bello a livello estetico. Carina l'idea, ma un po' povera l'esecuzione. Speravo mi avesse aperto qui e invece niente. E ora solo metto un bug visivo. Che devo andare di sotto. Ma come ci arrivo? Tecnicamente ci si poteva arrivare. In Pokémon Rosso Fuoco Verde Foglia, semplicemente andando di qui. Ah, forse dobbiamo fare da tutto il giro? Sfidiamo lui. Forse prima non avevamo fatto tutto il giro. Può darsi, eh. Ok, Magneton contro Charizard. Vediamo se con Fossa riusciamo a one-shottarlo. Buono, buono. Buon danno. Poi Koffing, lasciamo Charizard. E andiamo di lacerazione.
Non uso fossa perché non voglio sprecare i pp per Koffing. Ecco, per Weezing invece sì, uso fossa. Perché non penso che una lacerazione basti. Buonissimo, subito Charizard a livello 41, buono. E Magnemite. Vai, lacerazione. Perfetto. E abbiamo battuto anche lo scienziato. Uffa, maledizione. Maledizione sì. Oh, sì, esattamente, è qui che si fa, ok. Non l'avevo visto perché, boh, era troppo distante, mi sembrava fosse più vicino il posto in cui scendere. Invece è questo, banalmente, non hanno cambiato nulla, sono io stupido. Vai, fossa. Fa parecchio male, eh. Perfetto. Boom! Ora qui il trucco è semplicemente andare qui e ritornarci. Prendere immediatamente la apriporta. Eccola qua. Ah, di qui c'è l'allenatore di spalle, quindi non ci andiamo. Poi, già che ci siamo qua, andiamo a battere lui. Ah, l'avevamo già battuto lui, giustamente. Sì. Già battuto. Quindi iniziamo ad aprire le porte qui. E a prenderci gli strumenti che ci spettano. Tipo l'MT-09 che contiene. Vediamo, riduttore, non è niente male. Questo volendo lo potremmo insegnare a qualcuno, eh. Riduttore, per esempio. Ma in realtà nessuno serve. Forse Pikachu al posto di schianto. Il problema è che poi prende danno da recoil. Però il riduttore dovrebbe essere meglio. Beh, per adesso teniamolo un attimo lì. Poi decideremo. Okay, vediamo qui sopra invece altro strumento. E tu sei? Una proteina. Ok, questa invece la usiamo subito. Proteina usa. Aumenta l'attacco di un Pokémon. E quindi la darei a Pidgeot, anzi Snorlax, scusatemi. Ovviamente Snorlax. Ok. A questo punto possiamo un attimo riscendere e prenderci tutto quello che ci siamo persi qui grazie all'apriporta. Tipo qui sopra. Può passare. E tu sei un allenatore, perfetto. Beh, sfruttiamo questa Sylph per far fare più livelli possibili a Charizard. Ok? Perfetto, Electrode dovrebbe bastare fossa in teoria. Anche se comunque è di livello altino questo Electrode. Non potevi autodistruggerti, no? Mentre ero sottoterra. Ok, va bene comunque, è distrutto in un colpo. Accidenti, metti Pokémon KO? Eh sì che metto Pokémon KO, è il mio compito questo. E abbiamo un'altra porta da aprire. Con altri tre strumenti, ottimo. Cura totale, perfetto. Revitalizzante massimo. E una di fuga. Ok, ottimo. Nessuna di queste. C'è solo uno di questi tre, ci occupa un nuovo spazio nello zaino. Perché cura totale e fune di fuga. Ce l'avevamo già. Ecco fatto, diamo un'occhiata anche a questo piano. Prima di andare avanti, qui non possiamo entrare, però sicuramente da sotto sì. Infatti. E questo è il posto in cui andare per andare avanti, vi ricordo, eh. Prendiamoci questo strumento che è un'iperpozione, ottimo. Proprio quelle che stiamo usando. E sfidiamo questo scienziato. Perfetto.
Che manda in campo è Electrode. Vai, fossa. Perfetto, autodistruzione. Meglio di così, guarda, non poteva andare. Perché adesso spero che lui mandi in campo un altro Pokémon perfetto. Con debolezza terra. Così, con una fossa ne abbiamo ammazzati due. No, dai, è rimasto con un HP. Mi ha rovinato il bel momento. E poi mi ha fatto pure brutto colpo. Infame. Perfetto, mi ha sconfitto. Capita. Capita. Ok, proseguiamo. Qui abbiamo preso tutto quello che dovevamo prendere. Scendiamo ancora di uno. Dovrebbe esserci il primo piano qui. Sì, questo è il primo piano. Vediamo se c'è la possibilità di prendere qualcosa qua. Nope. Forse qui dietro. E ecco qui dietro, sì. Qui abbiamo una porta da aprire. E abbiamo uno scienziato lì sopra, che però non protegge nulla. Quindi battiamolo semplicemente. Questo finge in realtà. Ci fa, aiuto, sono un dipendente della Sylph. Il cavolo che è un dipendente della Sylph. E lacerazione su Grimer. Charizard sale a livello 42, ottimo. Weezing, lasciamo Charizard. Andiamo di fossa. Poi chi manda? Koffing. Ovviamente lasciamo ancora Charizard. E andiamo di lacerazione. Ed infine altro Weezing, quindi altra fossa. Ok, a questo punto ragazzi, no, prendiamo anche questo, vediamo se qui dietro c'è qualcosa. Strumentino? No, c'è una tipa lì che non vogliamo andare a vedere cosa stia facendo in quell'angolo da sola. Comunque, vi dicevo, a questo punto, essendo che siamo al primo piano, io taglio il video, vado a curarmi i Pokémon e ci rivediamo qui per rifarci la Sylph SPA in alto. E rieccoci qui, ho curato i Pokémon e a questo punto possiamo ritornare in alto. Allora, questi piani li abbiamo già fatti tutti, qui siamo arrivati ed ora tocca al piano numero 5. Vai, sfidiamo altri allenatori. Facciamo prendere questi punti esperienza a Charizard e portiamolo finalmente ad imparare Lanciafiamme. Vai, lacerazione. Poi Machoke, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeot. Perché va bene tutto, però. Sapete che anche a Charizard potremmo insegnare volo, tra l'altro? Non sarebbe così male insegnare volo a Charizard. Per dargli una mossa di tipo volante. Che sarebbe stab, tra l'altro, su di lui. Sicuramente se non avessi avuto Pidgeot avrei dato volo a Charizard. Andiamo qui dietro se c'è qualcuno. Sì, ci sei tu. Vai, sfidiamoti. Osi tradire Team Rocket? Quando mai sono stato con Team Rocket io? Guarda lo fiero, questo qui che fa tutto minaccioso e poi manda in campo Zubat. Tiriamoli di giù con lacerazione. Allora, mandiamo Pikachu contro Golbat invece. Scusatemi se sto un pochettino più zitto in queste parti e non commento tanto, ma capirete anche voi che non c'è moltissimo da commentare nel momento in cui si sfidano allenatori su allenatori, no? Spero
Specialmente se sono Team Rocket che hanno sempre gli stessi tre Pokémon. Però ovviamente se voi commentate, dite quello che volete, io vi rispondo sempre, assolutamente. Cioè anche nei video in cui magari sto un po' più zitto o mi concentro un po' più su altro, commentate tranquillamente che io vi rispondo sempre, vi leggo sempre. Che queste due sono due robe da vendere, anzi, un Pipisù se non sbaglio ben trovato, giusto? O un PS su. Un PS su, questo lo possiamo usare immediatamente su direi Venusaur oppure addirittura Snorlax. Allora direi Snorlax, guarda lì che vita che ha. Scienziato. Ok, questo ce l'ha col presidente perché ha trasformato qualcosa in una succursale, ma va bene. Ecco Voltorb. Vai, lacerazione. E Charizard dovrebbe essere anche vicino al livello 43 ormai, eh? Eccolo appunto, lo dicevo. Livello 43. Magneton, lasciamo Charizard. Che vada con Fossa. E come ultimo Pokémon vediamo chi avrà Koffing, ok. E ovviamente è estremamente facile vincere con Charizard, eh. Calcolate che non stiamo nemmeno usando mosse stab, cioè mosse potenziate dallo stesso tipo dell'attaccante. Stiamo usando mosse tipo normale terra. Per farvi capire quanto è OP Charizard. Yvonne. Andiamo di lacerazione. Ah, è rimasto con un HP Cubone. E bravo Cubone. Vai, braciere. Altro Cubone, dai, cambiamo Pokémon allora, mandiamo Venusaur che da un po' che non lo usiamo. Facciamone usare un foglie lama così, volante. No, fallito! Si è risentito perché non l'abbiamo usato per tanto tempo, evidentemente. Ok, apriamo qua la porta. E prendiamoci questo strumento, che è MT-03. Vediamo. Mi sa di pacco comunque l'MT-03, eh? Mi sa che è una roba da vendere, vediamo un po'. Lanza spada, sì. In PvE queste cose qui sono inutili, ragazze. In PvE sono abbastanza inutili, a meno che vogliate fare qualche challenge, qualche sfida particolare. Le mosse di stato in PvE non è che siano proprio grandiose. A meno che appunto vi troviate alle strette. Come io all'inizio di questo playthrough dove ho usato mosse di stato contro Brock per poterlo battere. E ha lacerazione, mi ha risposto con lacerazione. Però lui non ha fatto brutto colpo. Ok, Sandslash, mandiamo Venusaur. Incazzatissimo Sandslash, comunque, bello questo sprite, eh. Bello grasso. Ok, foglie lama. Ricordiamo che anche foglie lama praticamente fa sempre brutto colpo. E Venusaur sale a livello 40, buono. Altro che un paio di livelli per i miei Pokémon comunque, eh. Cioè Charizard ne sta prendendo un bel po' di livelli. E anche gli altri comunque, Pidgeot un livello se l'è fatto, forse anche Snorlax si era fatto un livello.
Pikachu pure mi sembra sia fatto un livellino. Andiamo di lacerazione sul topastro. Mentre contro Arbok andiamo di fossa. E come ultimo Pokémon questo qui ha un Golbat. Mandiamo a Pikachu. Vai, Fulmine. Così anche Pikachu si prende un po' di punti esperienza ogni tanto, eh. Brutto colpo, così a caso anche lui. Fuoriuso. Alla faccia del fuoriuso. Disintegrato proprio. Vediamo cosa c'è qui sotto. Strumentini no, ci siete solamente voi che siete qui a giocare a nascondino praticamente. Allora, andiamo un po' invece da questa parte. Mi sa nulla. Forse qui dietro c'è qualcuno? Sì, c'è un allenatore. Ehi tu, mi hai scambiato per un dipendente della Sylph? Ossia mai che qualcuno venga scambiato per qualcuno che lavora al posto di essere un criminale. Ok, Electrode si prenderà una fossa in faccia. E forse Charizard dovrebbe essere vicino a salire a livello 44, lo sento. Lo sento nell'aria. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, preciso. L'ho beccato ancora una volta. Dai, solamente due livelli ci separano dal lanciafiamme. Dal pieno potenziale di questo Pokémon. Distrutto, alla faccia del distrutto. Disintegrato, annichilito. E quindi prendo pure uno strumento. Del calcio. Di chi aumentiamo le statistiche speciali? Facciamo di Venusaur. Dai, facciamo Venusaur. Ok, proseguiamo. Abbiamo completato anche questo piano. E saliamo. Attento, già sfidato, ok. Da questa parte invece c'è qualcuno da sfidare. Qui dentro non c'è nessuno. Forse questo piano l'avevo già fatto, sì. Qui avevo iniziato già a sfidare gli allenatori, però non avevo aperto le porte, quindi facciamolo. E vediamo se c'è qualche strumento, qualche altro allenatore qui dentro. No, non c'è nessuno strumento, è solamente un tizio. Ok, mentre anche a te t'avevo già sconfitto, vero? Ok, sì. Forse abbiamo finito gli allenatori della Sylph, forse dobbiamo semplicemente andare a fare l'ultima parte. Vediamo, eh. Allora, qui abbiamo roba da aprire. Altra roba da aprire. E anche te, t'avevamo già sfidato, sì. Forse avevamo già fatto tutto. Controlliamo se ci siano altre stanze, magari, che sono rimaste chiuse. Tipo questa. Ah, qui c'era l'infermiera. Qui c'è l'infermiera che ci ricarica i Pokémon. Direi di sfruttarla, tanto non costa nulla. E qui altra apriporta. A te? T'avevamo già sfidato? No, ecco, c'era un altro allenatore che era rimasto indietro qui.
Andiamo di lacerazione. Anche contro Grimer andiamo di lacerazione. Ed anche contro Machop. Perfetto. Altri punti esperienza in saccoccia. Ma Black cosa? Ma cosa vuoi? Allora, a questo punto penso che abbiamo terminato di andare in giro per i piani della Sylph SPA. Non credo ci siano anche altri strumenti da prendere. Questo dovrebbe essere l'ultimo piano, no, il penultimo. Ok, a te t'avevo già sfidato. A te anche. Andiamo qui sotto allora. E c'è solamente una ragazza lì. Non ci sono strumenti? A quanto pare no. Wow, che paura! Beh, grazie. A questo punto dovremmo avere realmente finito. Cioè, qui sopra dovrebbe esserci solamente l'ultimo piano. Eccolo qui, sì. E all'ultimo piano non dovrebbe esserci nulla, se non ricordo male. C'è solamente questo allenatore. Sì, sfidiamolo. Cinque Pokémon. Ok, questo ci darà un bel po' di punti esperienza. Oddio, 5 Pokémon tutti a livello 25. Non ce ne darà molta, in realtà. Però forse Charizard un livellino in questa, con questo allenatore forse riesce a buttarcelo, eh. Non so se ci arriva. Però magari sì, vediamo. Se ha solo Pokémon di merda come Rattata e Zubat, molto probabilmente no. Cioè anche dandogli comunque tutta l'esperienza, molto probabilmente no, eh. Eh sì, niente. Ha solamente Pokémon di merda questo, quindi non arriverà a livello 45. Beh, se lo fa sono contento. Però non penso proprio. L'altra lotta. C'è altra lacerazione. Ok, non ci è arrivato. Unlucky. Hai abbattuto, ma la prossima volta cattura dei Pokémon migliori, per favore. Qui sotto non c'è niente, vero? Sì, finito. E a questo punto, ragazzi, si torna al piano 2. Usiamo direttamente l'ascensore. Ecco qua, secondo piano. Grazie per il rumore di merda. Comunque, andiamo a prendere poi la piattaforma. Vediamo, dovrebbe essere. Vediamo se è questa, eh. È questa qui, sì. E qui abbiamo anche il nostro rivale. E ci siamo dimenticati un po' qua. Ah, sapevo che ti avrei incontrato aspettandoti qui. Suppongo che Team Rocket ti abbia trattenuto. Non che mi importi. Ti ho visto a Zafferanopoli e volevo vedere se stavi meglio. Vai, vamos. Gary vuole lottare, ma nel campo Sandslash. Ok. Livelli molto più alti del solito. Andiamo con lacerazione. Lacerazione contro lacerazione. Tosto il suo Sandslash. Fammi qualcos'altro, grazie. Veleno spina mi va bene. Vai, altra lacerazione. Questo sì che mi darà un bel po' di punti esperienza. E infatti Charizard sale a livello 45. Dai, raga, manca solo un livello. Contro Ninetales cambia un Pokémon e mandiamo. Dov'è? Blastoise. E usiamo Surf. Perfetto. Ottimo, pure Blastoise si fa un livellino. Cloyster. Mandiamo Pikachu. E andiamo di fulmine.
Oh, raga, Gary mi sta regalando livelli in una maniera incredibile. Contro Kadabra invece andrei di Pidgeotto. Un Pokémon che possa almeno rivaleggiare con lui a livello di velocità e shottarlo con volo. Oh, sono saliti tutti di livello con Gary, incredibile. Jolteon, infine mandiamo Snorlax. Non credo che Snorlax salga di livello, però non mi ricordo se aveva già fatto un livello recentemente. A doppio calcio è super efficace, però attenzione. Dai, però ha fatto brutto colpo subito. Ma che culo. Ok, ha colpito due volte. Bene, giusto così. Primo one shottato. E Snorlax non fa il livello, peccato. Haha, così saresti pronto per il Capo Rocket. Certamente sì. Bene, Glacial, sto migliorando e avanzando. Controllando il mio Pokédex vedo quali sono i più forti e come si trasformano. Vado alla Lega Pokémon per scalzare i Super 4. Sarò l'allenatore numero uno al mondo. Glacial, buona fortuna. E non ti affaticare tanto, ci si vede. Alla prossima, Gary. Ora noi possiamo parlare anche a questo tizio che ci dà Lapras. Vai. Non voglio dare un soprannome a Lapras. So che nella squadra di rosso tecnicamente ci sarebbe Lapras, ma io non voglio usare la squadra di rosso, cioè mi piace il fatto che siano... mi piace il fatto di usare i tre starter, coincidenza che li usi anche rosso. Oh, arrivano il Team Rocket. Arrivano Jesse James, volevo dire. Il capo è in riunione. Non ti conviene disturbarlo. Va bene, sfidiamo Jesse James. Comunque dicevo, è un caso che anche Rosso abbia tre starter e Pikachu, ma io non voglio usare la squadra di Rosso proprio nello specifico. Voglio semplicemente divertirmi con i tre starter. Allora, andiamo di fossa contro Weezing. Poi Arbok di nuovo fossa. Certo, fa un po' ridere un Charizard che usa fossa. Ma fa parecchio ridere. Però glielo puoi insegnare, quindi. Gliel'ho insegnata. A parte che gliel'ho insegnata quando era un Charmeleon. E un Charmeleon già te lo puoi immaginare di più che usa fossa. Niente, ormai. Charizard è troppo anche per il Team Rocket, come al solito. Team Rocket, via! Alla velocità della luce, un'altra volta! Eh sì. Sfortunatamente è andata così, o meglio, fortunatamente per noi. Sfortunatamente per loro. Apriamo qui con l'apriporta. Ciao Glacial, eccoti di nuovo. Il presidente e io stiamo valutando un affare molto importante. Non ti mischiare negli affari dei grandi, o patirai le pene dell'inferno. E addirittura quanto è melodrammatico questo. Allora, poi perché ha la bocca gialla? Vabbè, dettagli. Giovanni vuole lottare, manda in campo Nidorino che si beccherà una fossa addosso. Dai, contro Giovanni ce lo fa il livello 46, eh? Ok, Giovanni usa Super Guardia. Va bene. Ah, però avendo usato Super Guardia non posso usare brutti colpi con lacerazione. Vediamo, testiamo questa cosa. Cioè, lacerazione ora non farà brutto colpo, giusto? No, ha fatto comunque brutto colpo. Ma allora serve Super Guardia? Ah, Super Guardia aumenta la probabilità di brutti colpi tuoi. È vero, mi ero confuso. Scusatemi. Mi ero confuso anche nell'episodio scorso, allora. Super Guardia aumenta la probabilità dei tuoi brutti colpi. Credo, fosse così. Che contro Rhyhorn cambiamo e mandiamo invece. Vediamo un po'. Blastoise oppure Venusaur. Venusaur gli serve un livello. Vai di Foglia Lama. Brutto colpo e super efficace. Bene così. Nidoqueen. Rimandiamo in campo Charizard.
Ah no, aspetta, perché ho rimandato in campo Charizard? Sono stupido. Mandiamo in campo Blastoise. Ok, doppio calcio dovrebbe reggerlo tranquillamente, infatti lo fa. E andiamo di surf. No, dai, con un HP è rimasto. Adesso mi paralizza, vedrai, eh? No, fortunatamente no. Morso. Ok, Charizard non è salito a livello 46 per pochissimo. Grrr, ho perso di nuovo. Maledizione, ha mandato a monte i nostri piani per la Silph. Ma Team Rocket non cederà mai. Glacial, un giorno Team Rocket avrà tutti i Pokémon. Ricordatelo. Devo andare, ma ritornerò. Va bene, addio Giovanni. Andiamo a parlare con il presidente per prenderci la Master Ball. Grazie, dai, passa, passa, passa la Master Ball. Su, grazie. Perfetto, e addio. A questo punto possiamo scendere. Lì c'è un box, se volete usarlo, quel computer nella sala del presidente è un box a tutti gli effetti. È un box per i Pokémon. E a questo punto possiamo appunto uscire dalla Silph. Siamo già al secondo piano, quindi non prendo l'ascensore, sarebbe uno spreco di tempo. Ecco qua. E ragazzi, dato che l'episodio della Silph è durato quasi un'ora, non andrò a battere la palestra di Sabrina in questo episodio, ma nel prossimo episodio faremo doppia palestra. Faremo palestra di Sabrina e palestra di Smeraldopoli. Faremo tutte e due le palestre, ok? Così almeno accorpiamo le due palestre in un unico episodio che durerà molto probabilmente sui 30 minuti. Dato che comunque sono due palestre con tanti allenatori ciascuna e non proprio banalissime come palestre, quindi ci sarà un po' da battagliare. Detto ciò, quindi io esco dal centro Pokémon e vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!